Bene ragazzi, siamo rimasti alla parte personalmente più divertente del gioco. Oh, finalmente posso sfogare i miei bassi istinti. Ognuno si diverte con quello che ha, io mi diverto con dovete scelti il canale che fra che è la voce Vatican Friendly moralizzatrice del canale, io sono quella che preme per i robottoni per far esplodere le cose come non ci fossero. Ok, può piacere o non piacere, su questo io non discuto, ma a me piace, quindi non vedo di cosa stiamo parlando. Io lo so come la faranno finire al più presto, ma... morirete. Direi, sto cercando la via più consona. C'è nessuno? Stardi? Uscite? Su? Che mi annoio, sono proprio sparare a niente. Dai, non è bello avere un robot se non puoi cannoneggiare tutto ciò che hai intorno. E qua ci sono tante coperture. Se potevo fargli più danni, ma che figata. Ti diverti con poco? Sì, mi diverto con poco. Va bene. Oh, Cazzo, era una termonucleare questa. Armature potenti India 3-1 e 3-2 autorizzate, autorizzate all'attivazione. Sono più missili una volta, amici miei. Ok, è giusto, aspetta. Prima che mi dimentichi, allora lo sentirete in colpevole ritardo perché vabbè, questo video lo sto registrando il giorno X e per voi lo guardate nel giorno Y più 100.000. Ma hanno fatto su internet, hanno fatto il più bel gioco di tutti i tempi, cioè Marrow Slug, e siete caldamente invitati a giocarci. È una cagata, cioè me ne rendo tranquillamente conto, ma è una roba talmente carina e talmente stupida che dovete vederla assolutamente. Questo a prescindere dal vostro pensiero sui Marò, di cui veramente non mi interessa nulla di nulla. Mi interessa di più di sto cazzo di elicottero del merda. Di sparare bene con sti cazzi di missili. Mi flagra? Ma non gli faccio un cazzo. Che è? Cioè adesso va bene tutto, ma i missili sono missili, amici miei. Ancora. E il Montefato. Ok, missili.
perché non deflagra? Perché? Perché? Oh, via. Poi occupiamoci di questo. Di discreta precisione, ragazzi miei. Spero bene che sia morto. Poi ripeto, Maroslag, lo trovate maroslag.com. Ripeto, quando vedrete questo video ormai sarà già roba non vecchia, obsoleta, però io ve lo dico, cioè, per i miei canoni in anteprima, però non posso farci un cazzo, niente. Potrei pubblicare questo video in anticipo, così più superficie, ma... APC in posizione, siamo nelle corsie ad ovest sopra il bersaglio! Bersaglio avvistato, aprire il fuoco! Vi dico, se mai vi trovate nella radar in una situazione del genere, state di fianco a una cosa che esplode, non è che voi siete immuni ad esplodere, ve lo dico così, tanto per... Cioè, dovrebbe essere il vantaggio dei missili, che dovrebbe avere una forma d'attacco un po' ad area. Però questi fanno praticamente cagare, evidentemente, però non ci lamentiamo, visto che siamo a bordo del nostro robottone, siamo delle persone felici e migliori. Aiuto. 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 Fa così, ho paura. Elicottero Romeo 14 e 15 in arrivo. Non ce la faranno ad abbatterci entrambi. Cazzo, eh. Le palle. Devo uscire perché sta esplodendo, secondo voi? Chi è adesso? Io. Okay, facciamo di no. Facciamo di no per ora. Questo qua non esplode, secondo voi, entro breve anche. Dai. 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 Ho avuto paura di esplodere, ragazzi, tutto qua, quindi preferisco non perdere. Cos'era? Il codere è esploso, sì, ok, non ho più problemi da questo punto di vista. Vediamo se migliora la situazione. Vedi, è mica. Ok, sono un uomo più contento. La difficoltà decente mi sarebbe già esplosa, ma non oso immaginare che casino possa essere stare senza armatura in questa fase. Penso che me la facciano abbandonare, eh? Maledetto. Stavo così bene io. C'ho missili a caso per il mio risposto. What? Ho pensato male, dite? Potrei aver pensato male, potrei. O c'è una strada che non sto vedendo come al solito.